caro Parenzo, devi sapere che siamo sono tormentato da un paio di giorni, tu non te ne sei reso conto, da lettere di mail di persone indignate che appartengono a vari movimenti neoborbonici e già ho detto tutto. Movimenti neoborbonici, no, ma non ridere perché sennò altrimenti inizia un'altra caterva di mail. Movimenti neoborbonici, no, ma per carità, posizioni assolutamente legittime. Certo, non è l'andrangheta, ovvio, no, assolutamente. I quali ci rimproverano un atteggiamento con un ascoltatore di giovedì sera, come dire, particolarmente secondo loro irrispettoso della storia del regno delle due Sicilie, della tradizione, eccetera eccetera. Un ascoltatore il quale faceva dei paragoni tra il regno delle due Sicilie e la situazione attuale. Non volevamo assolutamente irridere alla tradizione storica del regno delle due Sicilie, per carità, non ce ne frega assolutamente nulla, tra l'altro, di parlare della tradizione storica del regno delle due Sicilie. Questo ascoltatore non ci stava e noi abbiamo giocato su questo. Non c'era nessuna offesa al passato del regno delle due Sicilie, ai Borboni, la tradizione del sud, il regno delle due Sicilie è un passato glorioso. Ma stiamo dicendo sul serio oppure dobbiamo chiamare quattro ambulanze? No, una subito. Questo è l'inno del regno delle due Sicilie. Cosa è accaduto giovedì con l'ascoltatore Marco da Roma, ma in realtà non è romano? È accaduto questo, sentiamo. Allora, nel sud Italia siamo circa 2 milioni di deliranti. Ci informi quanti neoborbonici in divenire o già in essere ci sono. Ma quali neoborbonici? Quali neoborbonici? Su, Marco! Ma neoborbonico è soltanto un aggettivo che sta a testimoniare, non un ritorno al Borbone, ma semplicemente un ritorno a un passato glorioso che lo era prima che arrivassero i piani. Per carità. Poi, se volete essere d'accordo con ma me... Ma quale passato glorioso? Quello dei Borboni? Ma non diciamo stupidaggini, Marco. Quale passato glorioso? Stupidaggini significa... Il regno delle due Sicilie è un passato glorioso, ma stiamo dicendo sul serio oppure dobbiamo chiamare quattro ambulanze, no, una? Premiati nel 1856, non di certo a Gaeta o nel Meridione, fumo premiati a Parigi come la terza nazione, parlo del Regno delle Sicilie, più industrializzata d'Europa. Andate a vedere, insomma, era Parigi che ci premiava. Più industrializzato del Regno Borbonico, ma ti rendi conto? Non ho capito, chiedo scusi perché... No, stia calmo. Stia calmo, era un po' di tempo che non mandavo l'ambulanza, siamo molto tesi oggi. Tutto questo discorso naturalmente era riferito al paragone, come è evidente, anche se non sembra, al paragone con l'oggi, cioè alla nostalgia, non alla questione storica del regno delle due Sicilie, di cui ci importa poco oggi, per carità, va bene ricostruire la storia e tutto. Angelo Forgione del movimento Vanto, valorizzazione autentica napoletanità a tutela dell'orgoglio, movimento Vanto. Angelo Forgione, Vanto si chiama, valorizzazione autentica napoletanità a tutela dell'orgoglio. Vanto. È un numero uno questo. Angelo Forgione che invita a inviare mail di protesta alla Zanzara, infatti da venerdì riceviamo decine e decine di mail. Senti cosa dice su YouTube un tizio che si firma The Mentalist, Pallottola a Bossi, Borghezio e Cruciani. Senti, Pallottola a Bossi, Borghezio e Cruciani. Non so perché mi accomuna a Bossi e Borghezio, comunque. Io se fossi uno del sud, se fossi uno di Napoli, io prenderei e andrei su a Milano, senza che nessuno sappia un cazzo, e durante un comizio andrei lì con una pistola e piantare una palla in testa prima a quel deficiente dei boss, e poi se ci sta vicino a Borghezio magari mi fa anche un gran favore, così lo prendo sicuramente, quello è bello largo, non lo può mancare. Quella è gente veramente stronza, muovo pure con sto Cruciani qui che non riesco a capire come cazzo fa uscissimo, ma questo è un vecchio rincoglionito. E vabbè, è da aver paura dei neoborbonici, guarda. Ma questo poi
dall'accento non sembrava per niente un neo borbonico. Comunque. No, ma infatti. Le ultime performance anche qui alla Zanzara, e non solo alla Zanzara, da Klaus Condicio, del nostro amico Mario Borghezio,